Salve e bentrovati. Siamo qua nello studio del Costipanso Show. Infatti, vedete alle mie spalle gli storici manifesti del Costipanso della prima edizione e seconda edizione. Perché siamo qua? Perché prende il via da oggi una rievocazione storica, possiamo dire così, un ritorno al passato del Costipanso Show. Sapete, recentemente Maurizio Costanzo ha fatto un programma che si chiamava Maurizio Costanzo Show, la storia. Ora è ripartito di nuovo con la produzione del Maurizio Costanzo Show. E anche noi, che siamo stati la parodia per tanti anni del Maurizio Costanzo Show, vogliamo tornare ad essere visibili e lo faremo via web. Infatti, tutti i lunedì e tutti i giovedì da oggi, 15 maggio, metterò in rete sia su YouTube che sulla nostra pagina Facebook delle immagini, dei ricordi, delle cose che riguardano il Costipanso Show per tornare a ridere insieme. Il Costipanso Show è nato nel 1992 da una fervida idea di Duilio Pizzocchi che ci chiamò a me e a Gianfranco Kelly. Stavamo registrando io e Kelly le ultime puntate di un programma televisivo che facevamo per Telesanterno che si chiamava Paese News, è scritto NUS. E Pizzocchi ci chiamò, ci venne a trovare nel mio piccolo studio TV, quello che vedete adesso inquadrato, e praticamente lì è nato il Costipanso. E parlando del più e del meno, disse: "Ma io sono stato da Costanzo", infatti lui era stato ospite di recente, allora, da Maurizio Costanzo, e si era accorto che mettere in piedi il programma non era poi così difficile. Quindi chiamammo alcuni nostri amici, tra cui anche Giuseppe Giacobazzi, che aveva questo personaggio buffo, simpatico del poeta romagnolo, altri nostri amici, creammo dei personaggi come Schulz e Mesto Bragardi e partimmo alla conquista del palcoscenico e iniziamo, diciamo, le prime serate al Papagaio, un locale storico sul quale siamo stati per ben 12 anni, tutti i mercoledì sera. Adesso bando alle ciance perché vogliamo vedere le immagini e cominciamo con delle immagini registrate al Pelle d'Oca di Ferrara, anche per rendere omaggio al quotidiano La Nuova Ferrara, che ha accolto la nostra novità in maniera simpatica, e quindi è un omaggio a loro e a Ferrara, che le immagini che state per vedere sono state registrate appunto al locale Pelle d'Oca, è una poesia di Giacobazzi, e lì andavamo il martedì sera. Poi via via, nel corso di queste puntate, vi racconterò le storie, gli aneddoti del Costipanso Show. Guardatevi queste immagini, spero che vi divertiate, e noi ci vediamo alla fine del filmato. A dopo! Giacobazzi, Sì. allora diamo un'altra palettata di cultura a questo pubblico che ha voglia di essere inculturato, vero? Sì, Allora io, forte del fatto che vogliono essere inculturati, cercherò di inculturarne altri 4-5 con una Rida, rida, poesia che rida, ormai è stagione. rida. Giacobazzi, la faccia ride. Ride da sole. Guarda Che come trema. le ricorda? La panna cotta che mi fa la mia nonna, guarda. So, c'ha le formine così grosse? No, se no mi viene la combustione dello stomaco che mi mangio una roba così. Ah, più piccolina, poi c'è anche il zucchero che cola. La poesia è dedicata. Non so se riesco a arrivarci lì su, però poesia è dedicata alla stagione che sta per arrivare, l'inverno, con i miei yucchecker. Era un incisivo quello. No, era proprio una cosa mia. Madonna, i bicchieri non li lavano, li rompono. Mi cacciano via dalla finestra. Cosa gliene frega, via la ruscia. Dicevo, questa poesia è quasi inerente alla stagione che andiamo ad affrontare e io una volta solo mi sono lasciato convincere di andare a fare le vacanze. Non al mare come di solito sono abituato, ma di andare sulla neve. Ah, dove va al mare di bello lei? Eh? Dove va al mare? C'è il Borsetti, la Come perla nera dell'Adriatico. la perla nera? Perla nera, tutto nero, c'è l'anice di fianco, porta corsin, c'è un nero che ti arrivi e dici, oscia, guarda che parcheggio che hanno fatto davanti al bagno, vai avanti, pluffi, c'è il mare quello lì. Catramosi proprio, ma è Saranno bello, contenti eh? quelli di Castel Borsetti Sì, quando sì. la vedranno in TV. Ah, ci vado tutti gli anni a vedere se cambia, chissà. Comunque, torniamo a noi. La Sì. poesia si intitola Oh, 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 oh
Oh, vacanza sulla neve, sottotitolo con vegni un kicker viva il mare. È un titolo ermetico. Sì, molto. Leggerò questa poesia in tono altamente sciatorico, con la voce di uno dei più grandi sciatori degli ultimi 30 anni. Oh. Gustavo Töni. Ah, il campione del mondo. Esatto. Quello che aveva gli scarpioni, i calzettoni. C'aveva anche i mutandoni. E due marroni così, perché non lo lasciava cominciare. Comunque, comincerei la poesia. Sì. Non faccia che sono debole di vescica dopo un casino, scusi. Allora fa Gustavo Töni, eh? Sì. Infatti, Gustavo Töni, sì. Sì. Bella. Una cassetta, però, voglio dire. Non si può aver tutto della vita, certo. Eh? C'era l'aggancio. C'era il dittongo che agganciava. Sai che cosa l'aggancierei io? Con una corda dietro l'ape, poi la tirerei fino a Bertinora, a vedere come rimane quando la slego. Però e è brutto essere disturbati, vero? Oh, adesso dopo ce lo spiego a lei com'è ad essere disturbati. Le donne disturbate, poverine, che trema tutto andare a casa. Ci viene il morbo di Atkinson, c'è lei. Qual è? Qual è? Morbo di Atkinson, c'è. Tremi tutto, ma fai un profumo della Madonna. Perché? Perché? Se avete finito di farmi venire le crepe delle sciacche spermifere, c'è io leggerei. No. Ho usato una metafora fine. Sì, se dalle crepe ormai ci pianti cipressi, sì. Però voglio dire. Andiamo con la cultura. Grazie. Prego. Vada pure. Mi sono comperato un paio di sci competition di Nestars. Scusi, è già la voce di Gustavo Töni questa. Ci hai mai parlato dei contegni? No. E allora ci vuole, vedi? Ignorante. E tieni quando sputa le patate, capito? No. Che parla sempre con le patate. Mi sono comperato un paio di sci competition di Nestars, che per mettere via i soldi non sono andato 3 mesi in nel bars. E una tuta Gore-Tex CS fasciante vero piumino, che appena indossata sudavo come un scemo e mi sembrava un cotecchino. E ho preso i scarponi come quelli di Tomba, che quando me li toglievo la sera ci avevi i piedi che erano una bomba. E i miei amici mi dicevano, te c'hai i topi morti nei piedi, mica vero, mi toglievo lo scarpone, i topi erano vivi, avevo dei topi dentro. Chissà come stavano, ma poverini, si divertivano. Cosa mi mancava per essere un sburone vero? E dopo sì, e presi quelli col pelo. Non ridete e non comprateli mai. Sono una vergogna per il sciatore moderno. Te compri dopo sci col pelo per fare il sburone, per andare nel rifugio a bere la grappina, che ti fai vedere, ci lasci anche il cartellino di fuori, 420.000 giacomelli, liquidazione. Col pelo dentro? Eh? Col pelo dentro? Col pelo fuori. Ah, quelli sì, gioietti. Sì, quelli gioietti. Te arrivi dentro, tranquillo e sereno, bevi la grappina, capito? Solo che c'è un particolare, in montagna tutti i rifugi hanno un cane. Ma grosso, che quando hai detto grosso sei solo a metà. Sarà un San Bernardo. Davvero? Un San Bernardo. Migliore, perché questo cane c'ha il colore casualmente del suo manto pelifero come il colore dei tuoi doposci. Loro i casi sono due. Caso A, il cane arriva, ti dà una nugiata nel piede, ci piace, ci piscia sopra. Te prendi i doposci e li butti via. Caso B, il cane prende confidenze, ti monta sul ginocchio per bombarti la gamba. Solo che 120 kg di cane su una gamba che fa così, capito, non lo tieni per molto. Ti parte il crociato, comincia la guerra sciante e te non sci più. Questa è la fine, non comprateli mai. E via in montagna col pulmino, che l'artista guidava così bene che ci aveva anche lui davanti il sacchettino. Come sacchettino? Mi ricordo che eravamo per andare a Canazei, è passato vicino una marmolada, ha fatto signori e signori, la vostra sinistra, la marmolada. Oh, bravo, ha riempito il sacchetto al volo. Gigione no, invece, che era in piedi così, ha riempito le bocchette della reazione del pullman. Ci abbiamo dovuto dar fuoco. A Gigione? No, al pullman.
pensi anche l'artista perché un po' protestava, capito? E al bar tutti amici, grappa di qua, grappa di là, e dai con la festa, che a me dopo un po' mi sembrava di aver treni di Babbo Natale che mi correvano con la slitta in della testa. Dopo il primo giorno avevo dato tante di quelle botte che mi insognai in Rai non smescere nudo tutta la notte, che è un sogno che non l'avgono neanche un cane. Quest'uomo grosso, tutto peloso, che ti urla nelle orecchie tutta la notte, altissimo! Dai, ti dà fastidio, c'hai 50 anni e ti fai ancora compatire. Stai a casa la sera, non bere quel pegno che c'ha un pelo addosso, l'uomo più peloso del mondo. C'ha un pelo che se gli viene per le docche si alza le braccia, c'ha sì, un pelo qua sotto, c'ha i cespugli quasi, capito? Però che fa paura. Ma a proposito di Yeti, lui è proprio partito, non so se è già tornato ad andare alla ricerca dell'abominevole uomo delle nevi, Ma fa poca fatica comunque, Primo no? Specchio che trovo, oh, c'è questo, ma c'è stato fino adesso? Dai, come si fa? Un giorno ero in cima al discesone, bello, passabile, con la mia attrezzatura, facevo il sburone, non mi cagavo addosso dalla paura. Però, come ci insegna la vita, noi uomini, quando stiamo per fare un'imbecillata, e lo sappiamo, basta che nel raggio di 20 metri ci sia una patacca che ti guarda, che te quella cretinata la fai. E io la fei. La fecque? Fesce. Mi calai sugli occhi la beretta e mi sfiondai giù per la pista nera come una sciaietta. Mi plaudirono tutti. Smisero quando sentirono un bovato. Dietro la prima curva c'era un enorme gatto delle nevi parcheggiato. Mi svegliai in un traumatologico a Brescianone che ero bendato e fasciato come un faraone. L'ha detto al gatto delle nevi, era lì e mi dice: lo sa che ci ha fatto prendere una bella paura? Guardai due secondi, poi dici: ah sì? Proc montagnet merda, vieni un kicker shek mule! Dall'Adriatico al Pacifico, dal Reno Renasso, piuttosto che tornare in montagna, quest'altro anno Momasso. Grazie! Giuseppe Giacomasso. Bene, spero che vi siate divertiti anche voi come me nel rivedere queste immagini che ci hanno veramente ricordato momenti particolari della nostra vita vissuta, del nostro Costipanzo Show, delle nostre risate. Vi ricordo che appunto tutti i lunedì e tutti i giovedì caricherò sulla nostra pagina Facebook una puntata di questo Costipanzo Show, La Storia, e vi aspetto per rivivere questi momenti, divertirci, ridere insieme, perché il mio motto e il nostro motto era, ricordatevi, che ridere allunga la vita. Alla prossima puntata.